Prima la petizione promossa dal Comitato Difendiamo il quartiere Ferrovia, poi la replica dell'amministrazione comunale di Foggia, retta dalla sindaca Maria Ida Episcopo, amministrazione che ha ribadito la centralità del quartiere Ferrovia nelle proprie linee programmatiche. D'altronde, viene sottolineato da Palazzo di Città, la stessa sindaca abita lì sin dalla nascita e sempre l'amministrazione comunale ha posto in rilievo una serie di azioni proprio per risolvere i problemi. In primis i controlli interforze con sanzioni, multe, sequestri, poi il miglioramento del decoro urbano e dell'igiene attraverso la sostituzione dei cassonetti della spazzatura e l'aumento di disinfezione e passaggi del personale di AMIU. La sindaca Episcopo ha poi precisato che nessuno ha inteso né intende sottovalutare o minimizzare i problemi di quel quartiere, affermando che sono problemi comunque complessi e antichi e annunciando allo stesso tempo nuove iniziative che saranno presentate nei prossimi giorni. Precisazioni che evidentemente non sono però bastate al Comitato Difendiamo il quartiere Ferrovia, che con un lunghissimo comunicato stampa ha risposto contestando diversi punti. Riconosciamo gli sforzi compiuti dall'amministrazione, hanno scritto nella nota, ma allo stesso tempo hanno evidenziato quelle che a loro dire sono discrepanze tra quanto affermato dall'amministrazione comunale e quello che invece vivono i residenti del quartiere. I controlli, secondo il Comitato, andrebbero approfonditi e resi più profondi, affermando poi che è presente una pattuglia fissa di polizia locale, ma solo dallo scorso 5 luglio, giorno in cui è stata avviata la loro raccolta firme. Contestate anche l'affermazione in cui si sottolineano le multe e le sanzioni, elevarle ad un senza fissa dimora non vale nulla, continuano ancora dal comitato, che ha da ridire anche su decoro urbano, igiene, illuminazione e via dicendo, fino alla chiosa in cui i cittadini radunatisi in comitato dichiarano di voler tendere la mano all'amministrazione comunale. Soltanto con la collaborazione tra residenti e istituzioni il quartiere Ferrovia potrà tornare ai fasti di un tempo, dicono, invitando a lavorare fianco a fianco e chiedendo di non essere ignorati.